Ciao a tutti carissimi, bentornati, benvenuti qui con il vostro Fomento Grigio, il vostro LoLLo, qui con la PlayStation 5, ma soprattutto stiamo per partire con Gran Turismo 7. Siete pronti? Siete cagliardi? Siete fomentati? Siete di corsa? Perché noi faremo belle gare oggi, altre gare, altre corse, tante novità che adesso vi dirò piano piano all'interno del gioco. Insomma, sono molto contento di Gran Turismo, me lo sono un po' giocato offline, sono andato un pochino avanti, adesso poi vi spiego tutto e vi faccio vedere le macchine che abbiamo sbloccato e tanta robetta su Gran Turismo 7. Insomma, sono molto contento, questo è un giocone, non è un gioco, è un giocone, raga, mi fa impazzire. L'ho messo completamente difficile, ho tolto quasi tutti gli aiuti, adesso vi farò vedere. Intanto saluto i ragazzi qui su Twitch, adesso li saluto, tanto stanno qui, non si muovono, grandissimi. E saluto soprattutto i ragazzi di YouTube, mi raccomando venite qui sul canale Twitch, così facciamo le live insieme e ci divertiamo veramente parecchio, perché più siamo e più ci divertiamo secondo me. E comunque li ringrazio che vedono sempre i video su YouTube, grazie dei like e tutto quanto, insomma, come fate sempre. E intanto ringrazio Clacchio87, grandissimo Clacchione, benvenuto a te caro, benvenuto anche ad Adri Extreme. Buonasera Adri, benvenuto anche a te carissimo. Insomma, adesso piano piano arriveranno alla spicciolata, ma oggi ragazzi c'è un evento particolare. Sapete che il mio è un canale molto affezionato al calcio, infatti Clacchio ha messo tutti i cuori nerazzurri perché ragazzi ovviamente oggi c'è l'Inter che si va a giocare un'impresa a Liverpool, insomma in quel di Champions League. Poi anzi Clacchio sarà il mio... Anche gli altri, insomma, saranno i miei telecronisti per una sera, così mi dicono cosa fa l'Inter. Sapete che io sono sempre interessato al calcio. Però oggi ragazzi, partiamo. Vedete, sto sulla PlayStation 5. Questa è una cosa molto importante. Partiamo con il gioco, ovviamente. Vai. Poi in caso se il volume, ragazzi, si sente pochino, lo alziamo, altre cose. Vi faccio vedere che non ho tolto quasi tutti gli aiuti. Insomma, tanta robetta. Vediamo un po', sono Interactive Entertainment, dai, facci vedere. La Polifoni Digital ovviamente è colei che ha sviluppato questo meraviglioso gioco. Andiamo subito, eccoci qua, mappa del mondo, rally musicale, no, andiamo su mappa del mondo e arriviamo, eccoci qua. Ma hai visto che hanno annunciato Formula 1 Manager? Adri, ieri non ci sei, ma ieri ho detto questa novità e io lo porterò sicuramente, Adri. E uscirà quest'estate. Uscirà quest'estate ragazzi, ed è una vita che non vedo Gran Turismo. Clacchio, Gran Turismo non è magnifico, di più. Allora, è veramente bello. Insomma, parlando un attimo di manageriali di Formula 1 ragazzi, vi dico che a giugno, luglio uscirà questo manageriale di Formula 1 Manager 2022. Sarà veramente l'apoteosi ragazzi, sarà bellissimo. Ovviamente lo porteremo sul canale, acquisterò il gioco. E quindi avanti così. Insomma, abbiamo sbloccato un sacco di cosette ragazzi, la messa a punto, lo GT Auto, il multigiocatore grazie al multiplayer, lo sport dove ci sono anche tre cose multiplayer, brand central, vedete, auto usate dove si possono comprare delle auto usate, insomma tante cose. Centro patenti, vorrei andare subito sul centro patenti, perché l'ultima volta ci siamo lasciati che io tentavo l'oro per forza in alcune gare per le patenti. Buonasera Falchetto, benvenuto. Vi faccio vedere. Guardate un po', abbiamo preso la patente nazionale B. Adesso sto gareggiando, vi volevo far vedere. Guardate un pochino il lollone. Buonasera grande Falchetto, ciao stufa tronta. Guardate un po' cosa ha fatto il Lollo. Dicevamo che prendere le patenti oro ragazzi è bestiale, è difficilissimo. Ce l'ho fatta a fare tutto oro. E qui si può dire anche è tutto oro quel che luccica, perché effettivamente è tutto oro ragazzi. B1, B2, B3, la patente nazionale B, B4, B5, 6, tutto oro, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, tutto oro. Ragazzi, e mi hanno sbloccato in questo modo due macchine diverse. Ora siamo sulla patente nazionale A. Ho già fatto un primo oro. Però ragazzi, le patenti se volete le faccio, ma staremo qua a tentare, perché purtroppo bisogna fare parecchi tentativi per riuscire a fare l'oro sbatta. No ragazzi, è veramente uno sbattimento prendere la patente su Gran Turismo. Non so se conoscete i vecchi Gran Turismo, se ci avete giocato ragazzi, non è cambiato niente, è uguale. Torniamo indietro e andiamo a cambiare auto. Vi faccio vedere innanzitutto le auto che abbiamo nel garage. Fondamentale le auto nel garage, ragazzi, guardate, sono andato avanti, guardate in alto, sto a livello collezionista 5 e mi mancano pochissimi punti per andare al 6. Intanto ragazzi, questa qua è la macchina che abbiamo in questo momento, la Fit Hybrid 14 che già avete visto l'altra volta, ma adesso vi voglio far vedere la collezione di auto dell'Ollone. Le patenti le odiavo, mi fermavo al bronzo per poter fare le gare. Stufa, io potevo già farle le gare, però ho voluto tentare di prendere tutti oro perché ti danno più macchine, cioè sblocchi 2 macchine in più rispetto al bronzo, cioè se fai bronzo o argento ti danno una macchina sola, con l'oro te ne danno 2. E io vi faccio vedere ragazzi, abbiamo sbloccato già un bel po' di macchinine, perché guardate, collezione auto. Allora, austriache non ci abbiamo niente, ce ne sta solo una ma non ce l'abbiamo. Corea del Sud niente. Francesi abbiamo la Clio, eccola qua la prima, la Clio RS 220 Trophy 16. È molto importante il PP dell'auto, che io dicevo Padre Pio l'altra volta dell'auto. Lo vedete sotto auto da strada, la vedete PP 446, non è niente male la Clio sportiva. Ragazzi, questa è la 220 sviluppata da Renault Sport, veramente una gran macchina. Anch'io odiavo le patenti ma non riuscivo a fermarmi finché non erano tutte oro. Falchetto, anch'io sono fatto in questo modo, però vi dico ragazzi che ci ho messo veramente parecchio tempo per farlo tutto oro. Non è facile col gamepad, vi garantisco, perché il volante non lo posso utilizzare con la PlayStation, perché ce l'ho qui sulla postazione PC, la PlayStation sta dall'altra parte. Però ragazzuoli, vi posso garantire che col pad è veramente difficile. Il 6 marzo abbiamo preso questa, molto bella la RS 220 DC, ragazzi. Questa qua, la RS 220 Trophy del 16, è veramente tanta roba. Francese abbiamo preso questa. Poi, in generale non tendo al completismo nei giochi, io ero ben felice di fare il minimo indispensabile, alcune le feci addirittura fare ad un amico. Grande Stufa. Sì, sono toste da fare, sì. Allora, poi andiamo ragazzi, Germania. Non so perché hanno messo, invece che Inghilterra, nella Germania ci hanno messo la Mini Cooper S. La Mini Cooper S, vedete, è una variante sportiva della prima Mini. Forse l'hanno fatta in Germania, ma mi pare molto strano, perché questa è inglese la Mini Cooper. Comunque sia, abbiamo preso anche la Mini. Lo sapete quanto mi piace la Mini e quindi sono contento. Poi ho preso, guardate un po', il Maggiolino. Il Maggiolino, ragazzi, è fatta in Germania, Adri? È costruita in Germania? Ma non è inglese la Mini, ragazzi. La Mini Minor. Oh, mi sbaglio io allora. Ero sicuro che fosse inglese. Comunque, se mi dici che è fatta in Germania, mi fido di Adri. Ragazzi, il Maggiolino, non vi leggo tutto quanto, regà, perché ci sarebbe da leggere tutta quanta la storia del Maggiolino. L'altra volta l'ho fatto con alcune macchine. Magari lo facciamo solo sulle macchine che vi interessano. Sì, ma le fanno in Germania. Top Gear insegna. Top Gear lo vedevo, Adri. È vero, lo sai che hai ragione. Il Maggiolino lo abbiamo avuto quando ero piccolo. Anch'io, Clacchio, ce l'ha avuto mio nonno il Maggiolino. Sì. A questo punto dovrebbero mettere le Fiat in Polonia e Romania. Bravo Stufa, infatti. Qui ci sta un po' di polemica. Comunque la Mini Cooper, vedete ragazzi, fatta in Germania, come dice il buon Adri. E anche qui abbiamo la Mini Cooper S, quella nuova. S del 2005. Sono riuscito a prendere anche questa, ragazzi. Ci abbiamo la Mini Cooper vecchia e la Mini Cooper nuova. Poi abbiamo la Polo GT. Questa è Volkswagen, questa è nettamente del 2009, la Polo GT del 2009-14 è la 1004, molto interessante questa qua ragazzi, va a una velocità massima di 225 km/h, molto bella questa, la Polo. E poi guardate che ho preso, giapponesi abbiamo l'Eunos Roadster dell'89, la Mazda. Guardate dell'89, guardate ragazzi, targata Napoli. No, scherzo, è uno Roadster na, ma non è targata Napoli. Non è stata rubata, tranquilli, è tutto a posto. È giapponese. La Eunos Roadster è stata commercializzata come Mazda MX-5 Miata in Europa e negli Stati Uniti. Questa qua ragazzi sarebbe la MX-5, ok? La Mazda MX-5 a me piaceva tantissimo sta macchina. Beh, c'è stato un periodo che la volevo prendere nella realtà. Volevo acquistare questa macchina, la Mazda MX-5, non so se ve la ricordate. Mi faceva impazzire questa compatta, ma cabrio, sportivetta, carina. Mi piaceva un sacco, però poi costava e non l'ho presa. E poi ragazzi c'è l'Integra. Type R, non mi piace, non ti piace Clacchio, la Mazda MX-5? A me sì, la Integra, ragazzi. Vabbè, la conoscete tutti. La Honda Integra di terza generazione, del 98. C'è quella nuova, questa me la ricorda da Underground 1. C'è quella nuova, dici? Quella là è vecchia, ragazzi, quella là è vecchia, quella di prima. Se parlate di quella di prima, questa è l'Integra del 98. Poi abbiamo la Civic Type R del 98, guardate che figa. Civic Type R, altra macchinetta che sono riuscito a sbloccare. Poi l'Aqua Aqua S11 della Toyota. Sì, MX-5 ci dovrebbe essere quella nuova. Dice all'interno di... non so, ragazzi, le macchine che ci sono all'interno di questo nuovo Gran Turismo. Però noi le andiamo a prendere piano piano, le andiamo a sbloccare piano piano. Poi c'è questa qua, ragazzi, che non mi piace per niente, l'Aqua. Abbiamo la Demio, vabbè, la Fiat Hybrid, la Fit Hybrid lo sapete, è quella che abbiamo visto l'altra volta. La Demio Touring, sempre della Mazda. Questa non è malaccio, questa non è malaccio. Questa non è per niente male, 105 cavalli, non è male. Sbloccata il 4 marzo. La Swift Sport. Vi faccio vedere la Swift della Suzuki. Ragazzi, il Suzukino Swift è molto carino come macchina, compatta, molto carina secondo me. Non so che ne pensate. Commercializzata nel 2017, la Swift Sport è la variante a prestazioni elevate della Suzuki Swift di quarta generazione del 2016. Secondo me non è niente male. Questa qua è molto carina, molto carina. Andiamo avanti. Poi abbiamo la 500, ho sbloccato. La 500, proprio la classica 500 italiana del 68. Infatti questa, ragazzi, vabbè, è un cessetto di macchina, questa non la useremo, Non la useremo per le gare. Guardate il PP, c'è 81, che carina. Sì, sì, comunque è sempre carina. Ho fatto pure una foto bellissima che forse dopo andiamo a... poi, ragazzi, c'ho anche la 500 Abarth. Ho quella nuova del 2009. Guardate che bella. Già qua saliamo col PP, che è molto importante quella sigla. Serve per capire un po' come va la macchina, le prestazioni della macchina. Più è alto e più una macchina di livello, insomma. L'Abarth, questa qua, vabbè, la conoscete, del 2009. Poi andiamo avanti. Guardate che ho sbloccato qualcos'altro, mi pare. No, nient'altro. Stop. Queste sono le macchine che abbiamo sbloccato, ragazzi. Queste sono le macchine che abbiamo sbloccato. Però ce ne sta una che io vi voglio far vedere adesso. Adesso andiamo a gareggiare, non con la Fit, ma andiamo a gareggiare. Andiamo a gareggiare con... Allora, ho fatto delle modifiche alle macchine. Precisamente la macchina che ho modificato di più è questa qua, la GTO Twin Turbo 91 della Mitsubishi. Guardate un pochino, ragazzi, 560 di PP, guardate in alto a sinistra, Passion Red. Guardate questa, ragazzi, che macchinetta che ho fatto. Questa è mitica, ragazzi. Vi posso dire che la GTO Twin Turbo è una bestia, è uno spettacolo, ma più che altro non potete capire quanto l'ho fatta veloce. L'ho veramente updatata in maniera incredibile. Adesso la andiamo a provare e vi faccio vedere, su una gara. Allora, qui c'è la messa a punto, dove appunto si vanno a modificare le macchine. Qui c'è la vetrina, qui c'è lo Scapes. Vi volevo far vedere, se riesco, nello Scapes ho fatto una foto bellissima sulla 500. Bella, ci feci praticamente tutto il primo Gran Turismo con questa. Boh, volevo farvi vedere... Non so se ci sono scelte località preferite. Il mio archivio. Guardate che ho fatto, regà. Guardate che foto ho fatto. Guardate che figa. Ma sei col volante? Sì. No, Clacchio, sto col pad. Non posso col volante, sto col pad. Beh, guardate che ho fatto, ragazzi. Guardate che foto. Che, cioè, ti permette... Gran Turismo 7 ti permette di mettere la macchina che ti pare a te e poi puoi scegliere uno sfondo particolare, lo puoi modificare, cioè come se sei un fotografo. Lo Scapes serve a questo. Il cinquino mitico su questa strada l'ho messo io in questo modo, l'ho fatto io così. Il cinquino che abbiamo sbloccato l'ho messo qua su questa strada. Dovrebbe essere una strada francese questa. No, scusate, è a Firenze, Porta Rossa di Firenze. A proposito di Fiorentina, Porta Rossa di Firenze siamo, località. Guardate che bella. Insomma, volevo farvi vedere sta chicca, perché secondo me è molto bella. Ok, chiudiamo. torniamo indietro ragazzi e andiamo a fare la gara. Ora andiamo a fare la gara. Le patenti, se volete dopo la facciamo, però più che altro devo fare le circuiti mondiali. Allora andiamo qua, vediamo un po' se il GTO Twin Turbo mi permette di fare il circuito. Allora, Asia Oceania. Dobbiamo fare, dobbiamo sbloccare. Ah, non vi ho fatto vedere, allora aspettate ragazzi, se no non ci capite niente. Non ci capite niente, aspettate un attimo. Torniamo al caffè. Il caffè ragazzi cos'è? È la parte principale dove ci sono le missioni da sbloccare. Allora, la mia collezione è questa. Auto giapponesi compatte, le compatte europee classiche, ve l'ho fatte vedere prima. Le auto sportive giapponesi, vedete i vari menu 1, 3, 5 e 7. Lot hatch europee. Ragazzi, queste qua sono le mie collezioni momentanee. Quindi sono 3, 6, 9, 12 macchine qua. E in più abbiamo questo trofeo. Sono riuscito a arrivare primo al Track Day High Speed Ring e anche al Tokyo Highway Parade, che sono due circuiti, due campionati. Si fanno due gare, in un campionato ci sono due gare e io le ho vinte tutte e due. E quindi sono arrivato primo in classifica e mi hanno dato l'oro. E quindi ho sbloccato altre macchine. Il menu di adesso cosa ci dice invece? Sto facendo il menu numero 10, collezione auto sportive giapponesi in corso. Vi faccio vedere l'archivio, i dettagli. Dobbiamo sbloccare queste tre macchine. La Eunos Roadster l'ho già fatta, l'avete prima, sarebbe la Mazda MX-5 che avete visto prima. Abbiamo una Silvia QS dell'88, macchina veramente vecchia della Nissan, e della Toyota abbiamo la Corolla Levin 1600. Ok, la Corolla. Insomma, abbiamo queste macchinine qua. Ora, dobbiamo andare a fare due gare che mi mancano. Così sblocchiamo e finiamo quel menu, il menu numero 10. E andiamo più che altro, a fare le gare asiatiche. Allora, andiamo in Asia Oceania. Andiamo a fare Tsukuba Circuit. Ovviamente andiamo con questo giallino che ci permette la freccia gialla, questa specie di indirizzo che ci dice: oh, fai questa. Eccolo qua, tre giri ragazzi, dobbiamo arrivare terzi o superiore. Allora, vi posso dire una cosa, ora vi faccio vedere, ho tolto quasi tutti trasmissione FR, che significa non mi fa fare auto da strada. Giappone FR non me la fa fare? Che significa? Cambia l'auto con la trasmissione specificata per verificare il tipo di trasmissione di un'auto nel tuo garage al momento dell'acquisto. Cavolo, regà! No! Devo cambiare auto, ragazzi. Devo cambiare auto. Devo giocare per fare... front, penso sia. Devi avere un'auto con trasmissione FR, motore anteriore. Sì, ragazzi, sì. Infatti l'unica che ho è questa qua, la Roadster. Però non l'ho updatata. Non ho fatto nessun update. Vabbè, vediamo come andiamo con questa, raga. È possibile che non la vinco, eh. Sì, con la trazione anteriore, ragazzi. Sì. Scusate, motore anteriore e trazione posteriore. Esattamente. Hai scritto bene, stufa. Motore sta davanti, la trazione sta dietro. Non è facile, non è facile. Però, ragazzi, questa non l'ho updatata. Non so come andremo. Sinceramente, tre giri... vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, vi faccio vedere. Se no poi andiamo a fare... Vabbè, questi sono i due tizi che parlano. Perché adoro la Toyota 86? Per le sensazioni che regala in curva. Le auto a trazione posteriore sono uniche da questo punto di vista. Ragazzi, ovviamente la curva, se non la prendi bene, vai proprio a cagare qua. Vi faccio vedere le impostazioni. Impostazioni aiuti. Vedete ragazzi che ho fatto? Controllo trazione bassissimo, 2. Mi ricordo su Gran Turismo 1 quando inguidabili erano le auto a trazione posteriore. Sì, sono inguidabili. L'ABS è molto debole. Pilota automatico no. Vabbè, ragazzi, indicatori curva l'ho lasciati, ma tanto è indifferente. Indicatori frenata no. Area di frenata no. Vabbè, questo ok. Controllo stabilità no. Aiuto contro sterzo no. Cioè, ho tolto quasi tutti... Ragazzi, si può dire che ho tolto quasi tutti gli aiuti. Avete notato? Quindi è anche più difficile. E gareggerò, ragazzi... da dentro, dalla camera interiore, perché è molto più realistico. Così è molto più realistico. Ma col pad impazzirei io. Ragazzi, è difficilissimo. Ve lo dico, adesso fatemi concentrare perché è veramente difficile. Ecco. E infatti ho iniziato veramente di merda. Perché ragazzi, devo capire sta macchina. Non la conosco per niente. Ok. Guardate, guardate come... No, vabbè, ragazzi, mi va via retro treno. La parte dietro. Ma no, vabbè, è veramente difficile, raga, con sta macchina. Vi posso garantire che è veramente difficile. Prendiamo la larga. Sto capendo un po' com'è sto circuito, che è pure difficile. No, vabbè, raga. È impossibile. Non la vincerò mai sta macchina. Sì, col pad è veramente complicato, ragazzi. Poi ho tolto gli aiuti proprio perché fino adesso sono sempre riuscito ad andare bene con le macchine che dicevo io. Eppure... no, vabbè, raga. No, è impossibile. No, è impossibile. Ve dico... vi dico, devo anche capire un po' sto cazzo di circuito. No, vabbè, la dobbiamo riprovare sta gara, ragazzi. Ho sbagliato tutto. No, è impossibile. Ho fatto varie scampagnate. Lo so, raga, ma vi garantisco che è veramente difficile. Ve lo garantisco. Guardate, no, no, è impossibile accelerare col pad. È impossibile accelerare. Se acceleri ti va dietro il retrotreno. No, vabbè. E poi non c'è nemmeno, non l'ho nemmeno modificata. Cioè, è veramente complicato. Sto capendo un po' meglio il circuito. Però ragazzi è impossibile da prendere. Sono impossibili da prendere. No vabbè dai raga, porca troia. Me la dobbiamo rifare. La dobbiamo rifare. È veramente complicata. Poi mi ero abituato benissimo con questa camma. Ho fatto tutte le patenti con questa camma veramente, veramente bene. No, ma col pad è difficile. Col pad è impossibile fare le macchine giapponesi che hanno la trazione posteriore, raga. Ve lo posso garantire. Aspettate, fatemi un po' concentrare, ma vi garantisco che è veramente tosto. Ok. Perché se mi davano una macchina con la trazione anteriore normale, cioè ve lo facevo veramente bene. Prova a modificare le impostazioni, magari riesci a ridurre il sovrasterzo. È impossibile. Secondo me è impossibile, stufa. Andiamo in sci a questo. No, vabbè, raga, dobbiamo rifare. È veramente, veramente tosta. Veramente tosta. La Mazda MX-5 così non me l'aspettavo. La rifacciamo, ovviamente, Malissimo. Malissimo, ma che gara pulita, dai, togli. Me la fai rifare? Me la fai rifare, grazie. Me la fanno rifare, oh. Riprova. Lo dobbiamo rifare, ragazzi. Devo capire un po' che cosa possiamo fare. Perché se fai impostazioni auto, dicevi? Impostazioni auto, ragazzi. E vedi, poi non c'ho nemmeno le gomme da... No, ragazzi, non c'ho manco le gomme da... quelle da sport... E morbide, che fanno tutta un'altra cosa, un altro attrito sull'asfalto. Vabbè, lasciamo stare. Riproviamo, dai, riproviamo. Se no cambiamo. Se no dobbiamo per forza cambiare. Mi dava limiti. Scusate ragazzi, avete letto se mi dava limiti su... Volevo sapere se mi dava limiti. Limiti sul... come si chiama? Sui cavalli. Devo tenere sempre la macchina col pad, è incredibile. È tosta. Sui cavalli non ci ho fatto caso, non mi pare però. Perché in caso la modifichiamo, perché almeno in accelerazione ci arriviamo a quelle. Perché altrimenti tanto c'ho un po' di soldini, li modifichiamo. Sicuramente sto andando meglio, eh. Perché ho capito un pochino anche il tracciato. Qui l'ho presa un po' larga, vai. Vai però. Vai, vai. Tosta, eh. Tostarella, raga. Però sto andando molto meglio. Ma non modificandola devo dire che è veramente complicato. Col pad è difficilissimo poi. Però dai, almeno arrivare... Vedete che vedete sull'accelerazione non va? Lo vedete che non ci arrivo? Sto a manetta, eh. Qui buono il sorpasso, qui buono il sorpasso. Bella chiusura qua. A che giro sto? È il mio giro che ho fatto, il mio giro. Dai. Buono, buono. Buono LoLLo. Dai che li andiamo a prendere, almeno per non essere... Però devo arrivare terzo. Se no non vado a prendere la macchina. Questo sesto, quinto e qua. In caso riesco ad arrivare al massimo quarto. Non sto andando male adesso, eh. Prima devo un attimo abituarmi a sta macchina. Non male adesso, eh. Non malaccio, non malaccio. Ditemi poi che fa l'Inter, raga. Non malaccio adesso. Ultimo giro però ho paura che al massimo arrivo quarto. Il terzo c'è già. No, no, ho fatto la cazzata, volevo sorpassarlo, ho fatto la cazzata, raga. Ho fatto la cazzata. È finita. È veramente complicato, veramente complicato. Sempre 0-0. Penso che le altre siano più potenti. Se ti stanno davanti anche sui rettilini. Sì, esatto. È per quello che dobbiamo... Raga, dobbiamo fare una cosa fondamentale. Abbiamo capito un po' il circuito. Dobbiamo per forza di cose... Tanto ho 94.000 crediti. Setup time, esatto. Dobbiamo andare a fare esatto a Bravo Adri. Dobbiamo per forza andare a modificare qualcosa. Perché sta macchina in accelerazione non va. Ormai l'abbiamo capita com'è. Comunque stavo là con le altre. Però per superarla dobbiamo per forza... Adesso usciamo. Ci ritorniamo a fare sta gara ovviamente. Setup time. Yes, yes. Yes. Se no non riusciamo a fare nulla. Non riusciamo a fare nulla. Per cui andiamo... Vi faccio vedere. Andiamo sul... Messa a punto. Andiamo sulla messa a punto. Io direi allora subito... facciamo filtro dell'aria. E subito... Acquistiamo 600 corone e vai. Marmitta sport no, perché possiamo mettere la marmitta questa qua, da semicorsa. 369. Dai, qualcosa ha fatto. Ok. Da semicorsa. Poi ci abbiamo. E qua dobbiamo per forza mettere le pastiglie dei freni sport. 369. Abbiamo migliorato qualcosa ma poco. Però le mettiamo. E mettiamo la riduzione del peso, che è fondamentale. Hai un sottosterzo paura in frenata. Lo so. Riduzione del peso. Ok. Io andrei a prendere le sport morbide, che sono le migliori. Guardate quanto sale. 449. Perfetto. Sospensioni da Sport Club. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Pistone ad alta compressione, sospensioni sport. Sì, le sospensioni sport sì, perché anche in curva vanno benissime. Traversa del Liverpool intanto, mi dite. Direi la zavorra. Tu mi dite perché LoLLo la zavorra? Perché mi fa stare un po' più bloccato a per terra, giù sul terreno. Poi direi, ragazzi, niente. Kit freni sportivi possiamo metterli, tanto ce l'abbiamo i soldi. Aumento dell'alesaggio, però non so se l'albero a camma ad alto sollevamento. No, non lo farei. Prendi LSD a una via. Dici che così corri alla grande. No, ragazzi, le LSD a una via ti fanno salire un pochino, ma non niente di che. Riduzione del peso, ma a me servirebbe qualcosa che mi... Purtroppo, per quanto riguarda il servosterzo, Adri, per esempio, al sottosterzo che ci abbiamo in frenata, è proprio un problema della macchina, che non puoi ridurre con queste cose. Purtroppo. Possiamo solo aumentare i PP. Io direi, ragazzi, lasciamo per il momento così. Non spendiamo altro. Voglio vedere se così riusciamo a fare qualcosa di meglio in rettilineo. Ok? Proviamoci. PP abbiamo aumentato di 100. Sospensioni e freni sul dietro. Le abbiamo già messe le sospensioni, Adri. Lo puoi fare nel setup. Dov'è il setup, scusa? All'interno della gara, dici? Dove, Adri? Scusami, perché il setup io lo faccio là. Dov'è il... Ah, no, all'interno del garage. Aspetta, all'interno del garage. Ho capito quello che dici. Impostazioni auto. Qua. Abbiamo differenziale, cronologie, misure. Però che vado a cambiare qua? Rapporto marce, normale. Deportanza non mi fa cambiare niente, però, raga. Rapporto marce, regolazione postazione. Nel tuo... Sì, è qua, però, ragazzi, non c'è la possibilità di modificare il bilanciamento fronte retro. Questo. E come lo cambio il bilanciamento fronte retro? Scusate, bilanciamento fronte retro non me lo fa togliere. Se ve lo vedete ditemelo. Bilanciamento avantreno retrotreno. Non me lo fa fare, raga. Consente di regolare in maniera sensibile ai freni anteriori e posteriori. No, non me lo fa fare, però. Non me lo fa fare. Bilanciamento freni. Bilanciamento... Ah, questo dici? No, vedi, normale ce l'ho. Controller freni non ce l'ho. Devo andare a comprare il controller freni. No, devo andare a comprare. No, ragazzi, devo andare a comprare. Sarebbe questo qua. Bilanciamento freni, ma purtroppo devo andare a comprare il controller freni. Altrimenti non possiamo farlo. Perché poi c'è il collettore di scarico, non c'entra niente, l'aspirazione sui freni il problema. Freno a mano. Vedi, pure il freno a mano con derapata non me ne frega assolutamente nulla. Sopra a destra modifica. No, 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 questo qua, ragazzi, no. Questo qua fa solo modificare il nome. Non c'entra niente. C'è le modifiche alle sospensioni? Sto cercando, aspettate, Frizione, sospensioni ci dovrebbe essere. Però non va dietro, raga. Ah, ecco. Rapporto marce. Zavorra. No, le sospensioni no. Le sospensioni no. Distribuzione coppia anteriore e posteriore non la puoi modificare, vedi? C'è il differenziale, perché non ho preso l'LSD. Dovrei prendere l'LSD a due vie, forse. E ti permette di... Però questa qua è la sensibilità dell'accelerazione, ma non me ne frega niente. Grande Dralbert! GT7, sì, Dralbert, sto facendo un po' di setup. Perché ho la macchina che devo... Purtroppo sul posteriore è un macello, perché è a trazione posteriore. Cioè il motore davanti e la trazione dietro è micidiale, Dralbert. Tu sei anche un appassionatissimo di motori. Però ragazzi, con l'LSD io sono un guidi, infatti stufa. Però ragazzuoli, l'importante è che devo per forza andare a prendere il bilanciamento dei freni, secondo me. Dobbiamo andare a comprare il controller freni, secondo me, Poi datemi un consiglio, perché poi dobbiamo tentare di dare meno forza dietro. Però non so come perché il differenziale, ragazzi, dovrebbe essere... Eccole le sospensioni. Sospensioni non te le fa modificare, no. Perché ho preso le sospensioni sport, Adri. Non mi fa cambiare nulla, ragazzi. La provo così. Sarà difficile. Metti 60% poi ai freni. Aspetta un attimo. Ma dobbiamo comprare per forza questo, ragazzi. Il rapporto marce no. Però i freni, ragazzi, vedete... Non mi fa fare niente. Mi dici di fare il 60% dei freni. Aspettate, adesso lo facciamo. Vabbè, ora prova come va. Allora, intanto la provo. Facciamo la gara così. E dopo, in caso, andiamo a modificare i freni. Proviamola così, perché già dovrebbe andare meglio. Già dovrebbe andare meglio. Proviamola così, dai, regà. Proviamolo così. Asia-Oceania. Vai. Riproviamo Tsukuba Circuit, che è veramente difficile. Prima non sono riuscito a fare un cavolo. Partecipiamo con ste cavolo di FR Challenge, ragazzi. Porca miseria. Ho tolto tutti gli aiuti, ovviamente. È per quello che è anche difficile. Adesso fatemi concentrare. Vediamo come va sta Mazda MX-5. Io la chiamo così, ovviamente. Già va un po' meglio. Già va un po' meglio. Fatemi prendere le misure del circuito. Già va un po' meglio, ragazzi. Va molto meglio. Sto col controller, È quello che è difficile. Buono. Vedete come scappa il retrotreno? Ho messo difficile, ragazzi, e si vede che è difficile. Adesso si vede che è difficile con sta macchina. Buono. Oh, adesso si vede che la macchina è un po' diversa, Ma LoLLo su sti giochi... Bello, bellissimo sto sorpasso. Vai Lollone, vai Lollone. Vai Lollone. Dai che gli andiamo all'esterno, porca miseria. Ma quanto mi gasano? Quanto mi gasano sti cavolo di giochi a me? Madonna regà, io starei sempre a guidare. Ho ripreso la macchina, Vi ricordo, impostazioni difficile. Dobbiamo andare a prendere il terzo, però. Dai LoLLo, Fomentiamoci. Passiamogli all'interno. No, bastardo. M'ha chiuso l'interno, M'ha chiuso l'interno il bastardo. L'avete visto? Dai che sta là il terzo, sta là davanti il terzo, lo vedo ragazzi. Mazza quanto sono forti ste macchine pure. Ah, scusate, ho fatto io la cazzata. Tenuta benissimo, vai in scia, vai in scia. Bello, bello questo, bel sorpasso dall'esterno. Dobbiamo andare a prendere il terzo, raga. Scusate, scusate, lo so che non si fa. Ma ho preso la terza posizione, è quello che volevo. Bella gara, raga, bella gara. Un'altra macchina proprio, veramente la sento nettamente meglio. Purtroppo i primi stanno là davanti, non ce la facciamo. Comunque bella gara, bella gara. Bella gara, dai. Terzo va bene, raga, terzo va bene. Troppo potenti le altre. Sì, Clacchio, però l'ho fatta bene. Vabbè, dai, l'ho fatta bene sta gara, ragazzi. Cioè, parti sempre ultimo qua, eh. Alla fine terzo ci possiamo stare. Abbiamo preso la macchina. Il nostro obiettivo era comunque prendere la macchina. E siamo riusciti comunque a dargli 2 secondi a quello dietro. E non è male. E però, ragazzi, la RX7 era più forte. Non c'è niente da fare. Va bene così. Ci prendiamo sti 4.000 crediti. Bene così ragazzuoli. E il giornalello l'abbiamo fatto. Andiamo avanti. Ci siamo presi la Silvia. Ottenuta la Silvia. Ora dobbiamo andare a prendere anche la Corolla Levin. E vai, collezionista 6. Livello 6 ragazzi, aumento di livello. Ora puoi accedere alla sezione corsa della messa a punto. Ragazzi, stiamo migliorando sempre di più. Sempre di più con questa nostra macchinetta. Faccio vedere un pezzetto di replay, raga. Guardate che figo il replay, ragazzi. No, ve la voglio far vedere perché sentite per il rombo. Come ieri, mister, interagisco poco, ma sto seguendo le lezioni di scuola guida sicura. Grande falchetto. Ragazzi, guardate che roba la mia macchina. Guida a destra. Guardate che figo. Oh, l'ho prese bene qui le traiettorie, ragazzi. Qui ho... Ovviamente ho stretto un po' troppo. Sto sempre col controller, ve lo ricordo. Guardate, guardate come... Guardate che derapata. No, è troppo bello comunque. La grafica è troppo bella, raga. Cioè, mi fomenta troppo sta grafica. Guardate che figo. Lo sai l'unica cosa che mi dà un po' fastidio di Gran Turismo? Ma è sempre stato così, raga. Il fatto che... Gran Turismo parti sempre ultimo. Comunque è un game che devi essere meraviglioso da vedere in real sul monitor. Gira anche in 4K. Sì, sì. In HDR 4K. È veramente bello. Non puoi capire, Falché. Non puoi capire che è bello. Cioè, quando avete la possibilità, compratevi una PlayStation 5, ragazzi. Che è veramente una cosa spettacolare. Guardate che figo. Guardate che sorpasso, ragazzi, all'esterno. Guardate, guardate il LoLLo. Guardate che ha fatto. Ah, raga, è proprio bello. Oh, ho fatto una gran cosa qui, eh. 2 macchine. Lì l'ho presa larga, volevo andare sull'esterno. L'ho fatta bene la gara. Col volante deve essere stupenda, ragazzi. Ma non posso mettere il volante alla PlayStation. Guardate che figo. Qui abbiamo tagliato un pochino per non dargli spazio a quello dietro. No, veramente bella la gara, eh. Volevo far... I replay sembrano delle gare reali della TV. Sì, Falchetto, i replay sono una cosa meravigliosa. Ve lo volevo far vedere perché io rimango di sasso a vedere queste cose, raga. Cioè, come ero... Ovviamente tanti anni fa non c'era sta grafica. Quindi, guardate, 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 guardate. Guardate all'esterno che gli ho fatto. Lì mi ha chiuso, lì mi ha chiuso lui. Comunque figo figo, raga. Figo figo proprio. Guardate che bello con le luci, guardate le luci. Non so se si riesce a capire dallo schermo quanto è bello. Guarda qua, l'ho presa dall'esterno. Guardate, guardate che l'esterno, guardate l'esterno. Guardate che sorpassa all'esterno, eh. Guardate adesso. Guardate che ho fatto. Sorpasso all'esterno. E rientro, guardate, allineato. E gli prendo l'interno. Raga, questo è veramente da Formula 1 sta cosa. Sta cosa è da Formula 1. Gli ho preso l'interno, non gli ho fatto fare, guardate. Non gli ho lasciato spazio. Mi sono inserito. Io sui GT che avevo giocato a volte rivedere il replay era d'obbligo, era come assistere a una gara reale. Sì, è troppo bello, raga. Troppo bello. Poi certo il terzo ho fatto quella mezza magagnata. Va bene così, basta, vai. Vi ho fatto vedere quasi tutto il replay. Volevo solo farvelo vedere perché era veramente, veramente figo. Ok. Allora, andiamo a fare l'altra gara. Un attimino, fatemi asciugare che poi... Poi sudano pure le mani perché fa pure caldo. Allora, abbiamo ottenuto questa. L'abbiamo fatta. Dobbiamo andare a fare questa, ragazzi. High Speed Ring. Andiamo a fare questa. Sempre FR Challenge. Dobbiamo partire per forza con la stessa macchina perché è l'unica che ho moddato. Diciamo moddato. Che gli ho fatto un setup carino e quindi va meglio. Vai, partecipa. Solo due giri. Porca miseria. Porca miseria, solo due giri qua. Allora, inizia. Come avete visto, pochi. Come al solito, pochi. Fatemi concentrare adesso. Bello. Bello. Bello qua. Bello. Siamo quarti? Vai, andiamo a recuperarli. Andiamo a recuperarli. Ho fatto bellissimi sorpassi, eh. Buona l'entrata. Devo capire un attimo qua come si esce in curva. Oh, ottimo, ok, ho capito. Possiamo andare a recuperare i primi tre, ragazzi. Possiamo andare a recuperare. Manca solo un giro, però possiamo andare a recuperare, secondo me. Dai, lollone, dai, lollone. È tosta, eh. Cioè, partire sempre ultimo mi fa un po' rosicare. Oddio, è la... È la Tureno di Initial D. No, ragazzi, vi posso dire una cosa. Il fatto che parti sempre ultimo un po' mi fa rosicare. Terzo ci siamo arrivati. Però vorrei arrivare primo. No. Qui mi è partito il grilletto. Il grilletto del pad. Se no li recuperavo, raga. È difficile adesso. Non è detto però, eh. Non è detto. Qui ho fatto una bella curva. È difficile, sono solo due giri, ragazzi. Loro hanno una bella accelerazione pure. Vedete? Forse secondo, ma è difficile proprio. Ah, ci provo. No, non ce la faccio. Porca miseria. Peccato, regà. Peccato. È difficile, vabbè, dai, va bene, va bene. Ci stavamo, stavamo quasi secondi. Bella gara pure questa, comunque, bella gara. Siamo veramente attaccati ai primi, dai. Abbiamo fatto una gran bella gara. Devo dire che ho sbagliato poco su questa. Sono contento. Va bene, 6.000. Ci prendiamo 87.000. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sono contento. E ci siamo presi pure la Levin. La Corolla Levin 1.6 GT, ragazzi. Guardate che macchina. Questa manco mio nonno ce l'aveva. La Corolla Levin. Quella davanti era un GT 86. Grazie che non la prendi. Sì, esatto. Bella sta macchina, mi piace. Ti piace la Corolla? Ti piace questa? La 1.6 GT ti piace, Falchetto? Sì, quella là, ragazzi, non la potevo prendere. Però dai, non vi faccio vedere il replay un'altra volta. Facciamo altre gare, dai. Facciamo altre gare. Andiamo avanti, vediamo un po'. Intanto siamo arrivati terzi in tutte e due. Speravo di arrivare primo. Però è di un anime, Adri? Quale anime? Quale anime? Che io ogni tanto me li vedo gli anime, Dimmi. Sì, è stile vecchio, ma mi piace. No, lo stile è vecchio, ma... è molto squadrata, è molto particolare. Initial D. Ah, ho capito qual è. Fighissimo. Me lo devo rivedere, Initial D. È uno di quelli che mi ero messo di anime che mi volevo vedere. Bravissimo. Sì, giusto. L'avevi scritto pure prima, che io non ci stavo pensando. Initial D. Come no. Inizial D, sì. È bello quell'anime. Me lo devo... Sì, me lo devo vedere. A me, vabbè, piace in a me come anime mi sta piacendo tantissimo quello dei giganti. L'attacco dei giganti. Vabbè, però... queste sono cose che magari a voi non me ne frega niente. Però parliamo anche di altro, non solo di macchine. Insomma, non solo di macchine. Adesso. Ragazzi, abbiamo preso questo. Abbiamo fatto la collezione delle auto sportive giapponesi. Dai, sportive di un certo... di qualche tempo fa. Va bene. Luca, congratulazioni a tutte e tre le auto. La tua collezione di auto sportive giapponesi è completa, va bene. Sono arrivato terzo là, però vabbè. Dopo che avrei ottenuto le tue ricompense, ho un po' di storie da raccontarti su queste auto. Vediamo le storie, dai. Intanto, un tracciato dei circuiti mondiali è disponibile. La Svizzera è disponibile, ragazzi. Andiamo a sentire Luca cosa ci dice su ste macchine. Vai, leggete, Menu numero 10, siamo andati avanti pure con sto menu, molto bene, sono contento. Queste tre auto sportive giapponesi sono munite di motore centrale a trazione posteriore, l'ho già detto io, e prodotte tra gli anni 80 e 90. E va bene, lo sappiamo, infatti sono un po' vecchie, uno stile molto vintage, diciamo così. Il modello S13 Silvia, l'Eunos Roadster, e ovviamente il modello A86 Corolla Levin, meglio noto come 86. Ok, sono le più amate dai nostalgici delle auto giapponesi, ragazzi. Queste qua effettivamente sembra quasi da film, ma ragazzi, la Mazda MX-5, quella là che abbiamo guidato prima, a me piace tantissimo, però è un gusto personale, me la volevo comprare nella realtà tanti anni fa. Oggi le sportive giapponesi sono famose in tutto il mondo, ma tutto iniziò probabilmente negli anni 60 con i primi classici, con la Toyota 2000 GT. No ragazzi, la Toyota 2000 la dobbiamo prendere. Ma ci sta la Toyota. E le prime auto sportive della serie S di Honda. Guardate che figa. Guardate che figa questa. Anche il marchio GTR di Nissan è nato negli anni 60. GTR lo sappiamo. Bella Erfrank. Domani scrivimi su Telegram per i codici. Va bene Erfrank. Benvenuto anche a te carissimo. Stai qui con noi, che qui ci divertiamo. Allora ragazzuoli, che qui ci divertiamo con Gran Turismo. Domani i codici, va bene, per panini, figurine panini. Dai, grazie Erfrank, sei un grande. E allora... Menu, ragazzuoli, hot hatch francesi, ragazzi. Dobbiamo andare a prendere, allora, abbiamo già la Clio. Dobbiamo andare a prendere la Peugeot 208 e la DS3 Racing 11 del DS Automobile. Dettagli, vi faccio vedere. Per questo menu vorrei che acquisissi 3 modern hatch, hot hatch francesi. Eccomi, va meglio stasera. Grande Mr. Tikitaka. Alla grandissima. Grande Mister. Sei un grande. Sono piccole hatchback sportive prodotte da DS Automobile e Peugeot e Renault. E le case francesi più famose. Io, ragazzi, le chiamo DS Automobile. ma non so se è corretto. L'IDS è francese? Sì, è francese, è francese. Io ho il DS, ma la 7. In che senso? Io ho la DSi, ma la 7? Ma realmente, Mr. Tikitaka o sul gioco? Questa è la DS3, eh? Tu c'hai la DS7? Va bene, raga, dobbiamo fare questo qua. Allora, io ho la DS7 nella realtà, ma veramente? Grande mister! Credo che fosse cinese, non so perché. No, stufa, sono francesi, sono francesi. La DS Automobile, non so come si dice in francese, che io in francese, raga, non so un cazzo di francese. Automobile, automobile, non so dove si mette l'accento. Allora, messa a punto. Allora, raga, però adesso ci facciamo altre... guardate che facciamo, perché Lollone adesso si va a giocare il tutto con la loro francese, con la Renault. Allora, andiamo... Intanto collezione d'auto, vi faccio vedere le nuove auto che abbiamo preso, perché è arrivata adesso. Abbiamo vinto il 10° menu. Abbiamo preso la Silvia dell'88, vabbè, l'ho letto prima. E poi abbiamo preso, giapponese, la Corolla Levin 1600. Ragazzi, queste sono macchine leggendarie degli anni 80-90, giapponesi. Va bene, però ci interessa fino a un certo punto le giapponesi. È la marca sportiva della Citroen, un po' come Abarth per FCA. Sì, 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 mister, lo so, lo so, lo so. La DS, sì, è francese ed è quella sportiva. Infatti, adesso ci andiamo a prendere la DS3, che è molto figa, però ci andiamo a giocarci, ce la giochiamo... con la francese, ovvero... Dove cavolo è? Dove cavolo è, raga? Perché non mi fa salire? Ogni tanto c'ha... Allora, dove cavolo è la Francia? Mi sono perso la Francia. Lollo, ma stava sopra. Eccola. No. Ma che c'ha sto coso? Ogni tanto non va su. Ogni tanto si blocca, eh. C'ha dei baghetti, sto gioco. Vedete, non mi va su. Aspettate un attimo. Ah, ok, probabilmente essendo relativamente nuova è nata in un periodo in cui l'economia cinese è in espansione, ero convinto che fosse di quelle parti. No, allora, aspettate, Francia? Me l'avevo sorpassata, eccola qua. Andiamo con la Clio, ragazzi. Ma la Clio, ce la andiamo a modificare. Adesso vi faccio vedere come. Dove sta la Clio? Queste sono tutto il parco macchine, del Lollone. Non ce ne abbiamo poche, raga. Abbiamo 15 macchine, non so malaccio. La Clio, eccola qua. Ok, nera, guardate che bella, raga. Guardate che bella. Hai capito? Guardate che bella la Clio, ragazzi. Abbiamo preso 15 macchine. Abbiamo preso 15 macchine. E Lollo su sti giochi si fomenta, raga, lo sapete. Che bel parco macchine, hai visto, Mr. Tikitaka? Ma siamo ancora all'inizio. Vedo che ha aumentato il tuo livello collezionista. Adesso, ragazzi, possiamo prendere... possiamo addirittura... Allora, facciamo un pochino di cose. Allora, il filtro dell'area sport, come sempre. Vai, e lo prendiamo. Adesso spendiamo un po' di soldi. Computer sport... aspettate, andiamo su sospensioni sport. Andiamo sicuramente... Allora, sulla corsa, che ci abbiamo qua? No, costano troppo, raga. Kit freni... Ah, guardate che figo, ragazzi. Kit freni forati. Ragazzi, questi sicuro. I freni forati li prendiamo. A 3000. Fidatevi del Lollo. Poi... da corsa morbide. No, costano troppo, raga. Guardate queste. Da corsa morbide, guardate che 37.000. Le prendo? Io ho la Clio, non quella ovviamente, però bianca. Grande Clacchio. Ragazzi, le prendo queste. Mamma mia, raga. Andiamo a prendere queste. 37.000, ho speso un sacco di soldi. Ah, controller bilanciamento freni. Aspettate, aspettate, questo lo devo prendere. Così possiamo andare anche a controllare sospensioni. Ma che sta a fa? Ma che cazzo stai a fa? Fermati. Perché sei uscito? Cavolo, dentro è uguale, che impressione. Sì, sì, ragazzi, ma sto gioco è impressionante. Non so che dirvi, è impressionante per quanto è bello. La zavorra la prendo. Serve sempre la zavorra, ragazzi, perché ti sta incollata all'asfalto. Il controllo LSD serve a guidare meglio l'effetto di sostanze? Sì, no, l'SD avvia, ragazzi, no. No, ti permette, vi faccio vedere, questo qua ti permette, diciamo di... Allora, ve lo leggo, perché sennò spiego male. Funziona in accelerazione e decelerazione, rendendo più difficile la sterzata. Capito ragazzi? Questo qua blocca un po' la sterzata. L'auto sarà eccezionalmente stabile ma un po' molto poco maneggevole. Siccome non mi piace, ideale per la derapata che si basa sul controllo dell'auto in situazioni di sbilanciamento. A parte gli scherzi, che l'LSD ovviamente no. Sì sì, ha una doppia goccia guidi una favola. No ragazzi, vabbè, a parte ste cose, però effettivamente quello ragazzi è qualcosa... La marmitta da corsa ci sta. Aspettate, marmitta da corsa, scusate, marmitta da corsa, aspettate. Marmitta da corsa, si fa spendere troppi soldi. Intercooler da corsa? No, i soldi proprio sto a spendere, ragazzi. Pastiglie dei freni da corsa, vai. E LoLLo ha fatto. E LoLLo ha fatto. Non spendere troppo per la Clio. No, no, ragazzi, ho speso troppo. Basta, io mi fomento, lo sapete. Adri, io mi fomento su ste cose. Adesso, ragazzi, guardate sta Clio, 578 di PP. Guardate come va sta Clio adesso. Adesso guardate come la guida LoLLo. Mamma mia, la Clio, mamma mia. Andiamo in Europa, finalmente. Altra garitta. Andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna. Tracciato stradale, vai. Sunday Cup, auto da strada francese, lo sapevo che me la chiedeva. Vi ricordo che non ho molti aiuti. Spendi tutto. Io spendo e spando, Claudio, lo sai, lo sai. Avanti, vai. Mi piace troppo. Ma questo gioco mi fa impazzire, ragazzi. Mi fa impazzire, mi fomenta. Però che cazzo di fomento grigio sono? Ma io mi fomento, porca miseria. Non ci posso... Cioè, troppo. Aspetta, fatemi concentrare. Devo arrivare primo. Guardate che bestia. Mazza. Però non prendiamo le altre, ma com'è? Oh. No, ma che frenata ho fatto, LoLLo? Scusate, ragazzi, devo capire un attimo la macchina pure. È la prima volta che la guido. Scusate. Qui ho fatto la cazzata, sono andato addosso, non devi andare addosso. È poco realistico se vai addosso, non mi piace. Ah, scusate, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata io. Sono arrivato veramente troppo veloce su quella curva. Pensavo fosse una curva molto più lenta. Non conoscendo ovviamente il tracciato. Qui in Sardegna, nella terra di Clacchio siamo. Ma che sono quarto ancora? Ma dai. Ma dai. Che giro è, raga? È il primo ancora? Terzo. La prima non la prendiamo, mi sa, raga. La prima non la prendiamo. Bella. Bella questa. Mazza che sorpasso in curva. Comunque va una meraviglia sta Clio, ragazzi. Va una meraviglia sta Clio. L'andiamo a prendere la prima, l'andiamo a prendere. Se non faccio cazzate io, l'andiamo a prendere. Cioè, raga, è veramente difficile. Vi garantisco, senza trazione, senza aiuti sulla trazione, col pad è veramente un bordello. Dai che andiamo a vincere, dai che andiamo a vincere. No, sta curva di merda. Dai che andiamo a vincere. Vallo a prendere, vallo a prendere. Vallo a prendere, LoLLone. Qui c'è la salita. Qui c'è la salita bastarda. Non andiamo a prendere. Qui c'è la salita bastarda. Ok, beh, ho preso bene il punto di corda. Ma questo è tosto. Che macchina c'ha? No! Cazzata! Qui ragazzi... no, no, no! No, lo andavo a prendere se non facevo sta cazzata. Lo andavo a prendere. Secondo, porca miseria. Lo andavo a prendere. Bella Giovanni, buonasera, come stai? Tutto bene? Quando fai la live su FM? La live su FM è giovedì ragazzi, domani portiamo, ve lo ricordo, alle 21 Motorsport Manager, molto bello. Almeno il giochi cavolo che possiamo. Sì sì, infatti Clacchio, ne dici spendi e spandi. Insomma ragazzi, non sono andato male, peccato poteva arrivare primo. Sta gara poteva arrivare primo, sono arrivato secondo, va bene, vabbè, dai, ci sta. Bella Clio, bella Clio, bella Clio ragazzi. Giovanni, qui portiamo vari giochi. Spero che ti vada di seguire anche non solo Football Manager, ma anche date. Totto in pigada este. Oddio, che significa Totto in pigada este? Questo è sardo, questo è sardo. Stavamo in Sardegna qua, Qui stavamo in Sardegna, siamo arrivati secondi, ma volevo arrivare primo. Vabbè, dai. Va bene. Allenamento giornaliero, ragazzi, dobbiamo ancora fare 3 km. Guardate che abbiamo preso la 208. La Peugeot 208, ragazzi. Ho ottenuto la Peugeot 208. Bellissima, bellissima, bellissima. Bellissima. Ora andiamo a fare un'altra gara. Allora, vi faccio vedere un po' di replay. Così io mi rilasso un attimo con la mano del pad. Perché, ragazzi, non è... Guardate che roba sta Clio. Guardate sta Clio, ragazzi. Qui ho sbagliato la frenata, Vedete, ho frenato troppo perché non sapevo il livello di frenata. Guardate che bella sta Clio. Nera è veramente cattiva, ragazzi. No, vabbè, raga, è uno spettacolo. Sentite il freno? Lo sentite? Sentite? Quella è la macchina mia, Sentite che roba. Guardate che dall'esterno come passo. Mamma mia, che roba. E ho tolto gli aiuti. Meno male che è un po' più figa sta fatto in questo modo. Senza aiuti è molto più figo sto gioco. No, qui ho fatto la cazzata io. Avete visto? Sono uscito brutalmente. Però bellissimo, raga, bellissimo. È tutto in salita. Ah, è tutto in salita significa Totto Bibacata Este. Qui ho fatto la cavolata. Gomme da corsa, bellissime, raga, bellissime. Guarda che figa. Veramente bello il replay. Cioè, a me fa impazzire. A me il replay mi fa impazzire, raga. Io starei a guardarlo per ore. Starei a guardarlo per ore. Guardate la Sardegna, guardate come è fatto il paesaggio poi. No, troppo bella. Guardate la Clio V6 come l'ho fottuta. Avete visto la Clio V6 come l'ho fottuta? Quella che ho passato era la Clio V6, Guarda qua la Renault. Guardate qui. Guardate che come gli sono entrato all'interno. Ma è bellissimo. Bello. Mi è piaciuta troppo sta gara. Poi io sul circuito di Viterbo ho guidato la Lamborghini, ragazzi, non so se lo sapete. Siccome sono appassionato di queste cose, io ho guidato nella realtà una Lamborghini. Me l'ha regalata mia moglie. Mi ha fatto fare qualche giro con la Lamborghini al circuito internazionale di Viterbo. Avete visto quei regali che si fanno? Che puoi andare nei circuiti a gareggiare, a provare le macchine. E ti fanno fare... E ti fanno andare forte sulla pista, Cioè, come queste, così. Veramente bello. Bellissimi, i replay sono bellissimi. Qui ho fatto la cavolata. Ero uscito fuori, perché sta pista è un po'... non è proprio facilissima. Se non prendi bene il punto di corda, stai bene così, stai. No, troppo belli sti replay. Vedete qua? Ragazzi, ho fatto una cavolata. Se no andavo a riprendere, l'andavo. Anche qua ho provato a dargli una fiancata, ma mi ha fregato. Vabbè, basta, è finita. Va bene, facciamo l'altra gara, vai, forza. Altra gara, altra corsa. Quanto mi piacciono, ma quanto mi piacciono. Cioè, come si fa a non portare sto gioco? Come si fa? Come si fa a non portare sto gioco? Ma quanto... Cioè, io voglio sapere da voi, vi piace o non vi piace? Cioè, vabbè, voi che state qua sicuramente... Allora, adesso ragazzi facciamo la stessa cosa con la Sunday Cup 500. Dove stavamo? Deep Forest, dov'è? In Svizzera? Peccato non ci sia sul PC. Mr. Tikitaka su PC, questa è un'esclusiva PlayStation. Non c'è su PC infatti, ma la PlayStation te la fa, ti rende questo, meravigliosa la PlayStation 5, ah, 4K HDR con Ray Tracing. Vi posso garantire che il replay che avete visto è con Ray Tracing, è veramente da paura. Sono tutti tecnicismi. Ma no, questa ragazzi non l'ho mai fatta sta. Non conosco il circuito. Che dice sto tizio? Bonjour, sono Florent Pacandé e vengo da Fumichon, un piccolo villaggio francese. E sti cavoli, non mi vedrei tanto spesso senza il mio cappello. Per un buon risultato su Deep Forest bisogna padroneggiare la sezione S e dosare l'acceleratore sulle pendenze. Aia ragazzi, brutto sto circuito. Aia. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questo non è facile. Ci proviamo e fatemi concentrare. La Golf GT qui davanti. E guardate che gli faccio la Golf. Tac, ciao. Ma in pendenza? È in pendenza sto circuito, ragazzi. Non lo conosco, non lo conosco. Si vede che non lo conosco, Guarda questo, guarda questo. Madonna che difficile, ragazzi. No, vabbè, è veramente difficile, raga. No, veramente difficile. Scusate, ma... c'ha delle curve... Porca miseria. È la prima volta che faccio questo circuito. Mi sa che si è mezza rotta la macchina, perché non sta... Oh. Sì. Sì, LoLLo. Fuoristrada proprio. Siamo terzi, ma... Ma non mi è piaciuta. Non mi è piaciuto perché è veramente difficile. Troppi sali e scendi. Troppi sali e scendi. Ragazzi, stanno là davanti, È stupendo sto circuito. È stupendo ma è difficilissimo, Adri. È stupendo ma è veramente complicato. Ho preso bene il punto di corda qua. Se acceleriamo... No, non ho preso bene il punto di corda perché dovevo frenare. Mannaggia LoLLo, mannaggia LoLLo. No, vabbè, c'ha troppe... Io... c'ha curve troppo strette. Troppo strette. Però ho fatto abbastanza bene, Pensavo peggio. Adesso l'ho fatto bene, ragazzi. Adesso l'ho fatto bene, mi sta... ci sto prendendo la mano. Su quei cavolo di curve S micidiali. L'ultimo giro. Mamma mia! Mamma mia, di prepotenza! Secondo! Di prepotenza! È finita, porca miseria, il primo non siamo riusciti. Niente. Peccato, raga, secondi. Mannaggia, sto secondo posto. Vabbè, è uno dei circuiti storici di Gran Turismo. Già c'è da primi capitoli. Sì. Cioè, palo a porta vuota del Liverpool. Ammazza. Sì, sto circuito è molto bello, ragazzi. Qua il replay ci sta, eh. Però ho fatto un po' di cavolate. Sono sincero. Però secondo va bene, eh. Secondo va bene, raga. Non è malaccio come risultato. Certo, primi è un'altra cosa, ma secondo pure non è male. Ok, abbiamo fatto il giorno. Biglietto roulette secondo 2 stelle, ragazzi. Abbiamo fatto bene. Adesso andiamo a vedere pure quello. Ma quanto stanno? 0-0 Inter-Liverpool? E vai, DS3 Racing. Che Mr. Tikitaka, eccolo qua. La DS3. Tu c'hai la DS7? Questa è la DS3 Racing. Guardate che figa. Bene, dai che siamo a livello 6. Guardate che bella la Citroen. E la vediamo un attimo il replay. Perché guardate le cavolate che ho fatto. Ma perché all'inizio era veramente difficile. L'ultimo giro l'ho fatto, il secondo giro l'ho fatto meglio. Ma il primo veramente non me lo ricordavo proprio sto circuito. Cioè non me lo ricordavo proprio su... 0-0, ok. Posso dirvi che non me lo ricordavo proprio. Guardate come sono entrato qua. Guardate qua che ho fatto. Non male, pensavo peggio. Poi qua non ci ho capito più niente. Anche se... Non mi ha fatto passare sto tizio. Guarda come si è messo. Non mi faceva passare. Ma poi dall'esterno, tac. Oh, un film, ragazzi, un film. Vai, Adri. Va bene, caro, a domani, caro. Domani Motorsport Manager, mi dovete dare tutti una mano domani, eh. GP di Montreal, difficilissimo. Grazie di essere stato qua, Adri, un abbraccione. Qui ho fatto una capolatona. Vabbè, andiamo a fare altre gare, ragazzi. Tanto rimaniamo ancora un po', eh. Rimaniamo ancora un pochino, perché sono ancora le 10:20, dai, eh. Dai, mi raccomando domani, tutti presenti. Grazie di essere passato, Adri. Allora, usciamo da questa. Abbiamo fatto pure quest'altro. Sono molto contento perché abbiamo fatto... Torniamo al caffè, perché abbiamo ottenuto tutte le macchine che volevamo. Torniamo al caffè, grazie. Andiamo dal nostro amico. Aspettate. Andiamo prima al garage e poi al caffè. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo. Con l'omaggio, ci abbiamo. Come omaggi... Abbiamo il biglietto roulette 2 stelle. Vediamo un po'. Speriamo che non ci danno soldi, ma speriamo una bella macchina, ragazzi. Sperate in una bella macchina, dai. Una bella macchina. Dai. No, soldi. Oh, sempre i soldi ci danno. 10.000 corone, vabbè. Buttale via. Ci possono sempre servire. Siamo a 53.000. Abbiamo fatto un bel po' di soldini, eh. Bene, perché prima ne ho spesi tantissimi, per cui abbiamo fatto un po' di soldi. Andiamo al caffè. Però al garage, ragazzi, non vi ho fatto vedere i modelli? Aspettate, eh. I modelli d'auto, collezione d'auto. Fatemi andare qua un attimo, così togliamo sto 2. La DS3 Racing, eccola. C'è tutta la storia. Ma adesso ce la facciamo dire dal buon... Come si chiama? La Carmine. Come cazzo si chiama? Luca. Il tizio lì al bar. E questa qua invece è la Peugeot 208 GT. Molto bella pure questa. Le francesi sono molto fighe queste macchine, devo dire. Molto mi piacciono. Molto fighe. Belle sportive gagliarde. Bene. Ste macchinette francesi mi piacciono. Allora, ste compatte francesi, ste hot hatch si chiamano. Hot hatch francesi, esatto. Ok, congratulazioni a tutte e 3 le auto. Va bene. Dopo aver ottenuto le tue ricompense, un po' di storie da raccontarti su queste auto. Biglietto roulette, altra roulette, ragazzi. Vediamo Luca che ci dice su ste macchine, vai. Allora, vediamo che ci dice, Sono bellissime ste storie. Vediamo che ci dice il buon Luca. A Luchetto, dai, La Francia ha ospitato la prima gara motoristica del mondo nel XIX secolo. Guardate un po' le immagini. I costruttori francesi gareggiano da molto in diversi sport motoristici. Beh, sappiamo c'è l'Alpine in Formula 1 in questo momento. Con il tempo sono diventati bravissimi a produrre versioni sportive di piccole autovetture. Renault Sport, divisione sportiva di Renault, ha realizzato ottimi modelli sportivi delle sue Megane e Clio. Vabbè, la Clio la conosciamo, ragazzi. La Peugeot GT è una gamma di hot hatch molto popolare fin dalla sua nascita, avvenuta negli anni 80. La Peugeot pure. La DS3 Racing è un'altra auto piccola ma valida, che ricorda i modelli DS del campionato del mondo rally. Queste tre auto sono hot hatch francesi puro sangue, incredibilmente piacevoli da guidare, ed è vero, è veramente figa. Quella francesina che ho guidato, campionato Petit Course di Francia, nuova sfida ottenuta. Allora, ci abbiamo il campionato francese. Ora lo facciamo. Vedete, ragazzi, circuiti mondiali, piazzati tra i primi tre, dobbiamo andare a fare questo, ovvero i dettagli di cosa dice, cosa dobbiamo fare. Ora è il momento di affrontare il campionato Petit Course di France. Il campionato si svolgerà in Alsazia su un circuito pieno di dislivelli. Mamma mia. L'obiettivo è finire tra i primi tre. Quando hai fatto, torna qui per condividere le tue sensazioni. Difficilissimo questo. Difficilissimo. Però adesso andiamo a fare prima un'altra cosa. Questo è il circuito d'Alsazia. Guardate le immagini, raga. È un film. L'alba è un film. I camion che portano le macchine da gara, da corsa. Atkinson Motor Technology. No, veramente belle. Guarda, è un film. Grafica, non posso dire da paura, di più. Non mi viene il termine, è fomentatoria. Grafica fomentatoria. Va bene, grazie caro. Andiamo ancora di qua, garage. Ragazzi, andiamo al garage. Abbiamo un omaggio. Abbiamo ancora un omaggio. Abbiamo il biglietto roulette 2 stelle. Bella Leo! Buonasera, caro. Di nulla, caro, ci mancherebbe. Di nulla. Di che, scusa? Grazie che sei qua, carissimo. Volevo ricevere questo omaggio, certo. Andiamo a vedere che omaggio abbiamo. 2 stelline d'argento. Speriamo che ci danno una bella macchina, raga. Ma hai visto il trailer di... Sì, Leo, sì. Sì, caro. L'ho detto già da ieri. Ragazzi, ho visto il trailer di Formula 1 Manager 2022. La macchina! Nissan Fair Lady Z. Sì. Ma mi sa che già ce l'abbiamo. La Fair Lady Z, ragazzi. Premium Le Mans Blu. Grande macchina. E dai. Livello 7 di collezionista. Dai. Mamma mia, quanto godo. Ce l'abbiamo nel garage. Scusate, collezione d'auto. Dove sta la Fair Lady? La Nissan. Ma che già ce l'avevamo? Eccola. La Fair Lady Z. Guardate che figa. La Z34 di sesta generazione debuttò nel dicembre del 2008. Erede della Z33. Comunque, non vedo l'ora, Leo. L'ho detto ieri. Formula 1 ha segnato l'Inter. Grande Clacchio. Sono contento per voi, Clacchio. Sì, grande, sono contento per l'Inter, bravi. Contro Liverpool è difficile. Comunque non vedo l'ora che arriva quel gioco, ragazzi. Formula 1 Manager 2022 arriva quest'estate. Intanto abbiamo sbloccato, ragazzi, la messa a punto. Guardate, abbiamo addirittura estremo adesso. Però, ragazzi, ovviamente costano tanto i pezzi, Guardate, se andiamo qua estremo, guardate il sistema nitro, 100.000 corone. Questo, ragazzi, ti massacra. Nuovo motore. No, ragazzi, non facciamo niente sulla Clio, aspettate. Che gol Lautaro. Sono contento, Clacchio, sono contento per voi. Bravi ragazzi. Comunque, ragazzi, io, ripeto, ritorno un attimo al discorso di Leo. Io non vedo l'ora veramente che arrivi quel gioco. Io te l'avevo detto in una live, se non ricordo male. Sì, me l'avevi detto, Leo, bravo. Me l'avevi detto, me l'avevi anticipato. Mi avevi anticipato pure tennis 2022, mi avevi anticipato. Io non vedo l'ora, ragazzi, che arriva quel gioco. Cioè, ce lo spolpiamo in live. Sapete, domani porto Motorsport Manager, eh? Allora, raga, aspettate un attimo. Andiamo con questa Clio. Andiamo a gareggiare con sta Clio. Facciamo il campionato francese. Serve la patente nazionale B, ce l'abbiamo? No, espulso Sanchez. Aia. Comunque, ragazzi, andiamo con la francese. Andiamo a giocarcela con questa gara. Cioè, abbiamo due gare. Ce le facciamo tutte e due, dai. O almeno ce ne facciamo una di due. Tanto sono solo due giri. Ragazzi, però è difficile. È molto difficile il giro d'Alsazia. È molto complicato. Molto complicato. Le impostazioni sapete che io metto senza aiuti. Non conosco questo cavolo di coso. Non conosco il circuito, purtroppo. Vediamo come va. Vai. Parti sempre ultimo. Ma perché non mi fai fare delle qualifiche? Sto cavolo. Vedi, a me sta cosa di... No, 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 Lollo, mannaggia col porco. Non conosco il circuito. No, quanto rosico. No, raga, non sto facendo male perché non conosco il circuito. Quanti giri sono? Solo due? No. Sono nono. Guarda, non ti fanno passare, non ti fanno passare. Mi sono imbottigliato. No! Mi è venuto addosso! No, raga, mi è venuto addosso. Mi è venuto addosso. Ve lo garantisco. Ma le andiamo a recuperare, non vi preoccupate. No, questo è un campionato, cioè rosico troppo. Forse non avevo spazio, eh. Sto facendo i danni. No, raga, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, scusate. Dicono che ci sarà la galleria del vento. Puoi fare i test sul tuo circuito e avere le grafiche ufficiali. E la cosa più bella è che ci sarà per tutte le piattaforme. No, troppo bello, ragazzi. Scusate, ma devo riprovare perché non mi è piaciuta proprio la gara. Scusate. No, non mi piace gareggiare così. No, ma sarà bellissimo, Leo. Non puoi capire, sarà la grafica ufficiale. Ma ci sono tutte cose ufficiali, hanno detto. Cioè sarà il gioco ufficiale manageriale di Formula 1 2022. Cioè io non vedo l'ora. Bene, adesso bene, vedete? Basta che conosci un pochino il circuito e si va molto meglio, si va molto meglio, basta conoscerlo. Lo vedete? Senza aiuti, Devi prendere il punto di corda, se prendi il punto di corda hai fatto. Quanto sono? Posizione? Qua ovviamente sta curva la devo fare meglio. Ah, quinto. Comunque col pad è veramente complicato. No, li posso andare a prendere, raga, li posso andare a prendere, fidatevi. Ho modificato la macchina, ovviamente. Bella sta chicane, bella sta S, bella sta curva. Perché? No, perché? No, LoLLo, perché? No. No, che cazzata. No, le andavo a prendere. Bello sto circuito. Oh! No! Sono arrivato lungo. Sono arrivato lungo. Poi ho sbattuto. Va bene, fa niente. Va bene così. Si fanno anche queste cose. Andiamo a prendere i primi due. Andiamo a prendere i primi due, raga. Secondo giro, dai. Andiamo a prendere i primi due. Poi vi leggo, scusate, ma sto concentrato. Buona uscita, buona uscita. Bella, bella, bella questa. È il primo, oh, ma sempre così, ma sempre secondo. Ma perché sta cosa? Mannaggia. Bella uscita dalla curva. Bellissima. Bellissima. Sto guidando bene. Perché? Perché non riesco a prendere il primo? No! 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 Che cazzata! Ero solo. Ah, sono sempre secondo, ma che cazzata. No, vabbè, raga. Sono stanco. Sono arrivata alla frutta. Ne ho fatte troppe. Niente, ho fatto io le cazzate, se no arrivavamo sul primo sicuramente. No, vabbè. No, vabbè, però frena. Però non frena un cazzo. Non frena un cazzo. Vabbè, dai, secondi, dai, secondi. Boh, vabbè, dai, secondi va bene, dai, tutto sommato. Allora, che dicevate? Arrivano i miei soldi. Avranno i miei soldi. Dicono ci sarà... Sì, 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 ma avranno sicuramente i miei soldi, raga. Sì, piste disegnate bene, magari un onboard per vedere i giri di qualifica, per vedere dove sono i problemi sovrastesso e sottosterzo. Sì, 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 sarà così, Leo. Sì, ma veramente un bel gioco, raga, veramente un bel gioco. Secondo quanto detto, puoi creare il tuo team e correre con il tuo team. Penso di sì, ma non sono sicuro, Leo. Però Formula 1 2022 Manager sarà uno dei giochi più belli manageriali, ragazzi, dell'ultimo periodo. Siamo arrivati secondi, purtroppo. Siamo arrivati secondi. Però, ragazzi, direi di... ci possiamo anche fermare un attimo qua, perché mi sento abbastanza stanchetto a fare tutte ste gare. Un'ora e mezza di gare, devo dire che... non è facile. Aspettate un attimo, non è finita la live, aspettate. Prossima gara no, io tornerei indietro. Ah, devo per forza fare la prossima gara? Ah, dobbiamo fare la prossima gara, raga. Sì, sarà un po' la Football Manager, esatto, Leo. Molto molto dettagliato. Formula 1 2022 Manager sarà molto dettagliato, ragazzi. Non mi fa andare indietro. Dobbiamo fare la prossima gara, facciamola, dai. Dobbiamo vincerla, regà. Dobbiamo vincerla per forza. Dai, fomentati e concentrati. Fomentati e concentrati. Ok, iniziamo. Ho pochi aiuti, ovviamente, ve lo ripeto. Se no sembra che... Per quello che molte volte vado fuori strada, perché è difficile la frenata, non ho il controsterzo. Insomma, una serie di cose che non ho aiuti, per cui è molto complicato. Se non doso bene con sto cavolo di pad, il tutto è un macello. Ma sti cavoli, ma che me frega. Vai, botta, botta a destra, botta a sinistra. E vai, Lollone. Riprendili, riprendili. Poi ste salite sono tremende. Ah, prime due curve già abbiamo preso tre tizi, oh. Miseria, oh. Buono, buono. No, ha laggato per un momento, ragazzi. Ha laggato per un momento, non ci ho capito niente. Avete visto? Mi ha dato una laggata incredibile. Perché ovviamente, ragazzi, io sto con Remote Play di PlayStation. Non ho visto nulla per un momento. E a volte lo fanno. Ma che siamo quinti? Dai, Lollo. Buono. Buono. Dai che vedo il primo laggiù, vedo il primo laggiù. No! 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 Porco! Sei un porco! No! Cazzata! No! Che rosicata, ragazzi! Buono. Buono. Bella uscita. Buono. Lollo, non fare cazzate. Non fare cazzate adesso. E abbiamo preso i primi due. No. Vai, 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 vai a prendere il primo. Buono, buono. Vallo a prendere, Lollone. Non fare cazzate. E che ci siamo. Ne frega niente. No, mi ha laggato un'altra volta. Porca miseria, raga. È remote play questo. Vai, primo. No, porca miseria, sta curva di merda pure prima. No, no, che rosicata, pure prima. Sta curva di merda. Ma perché non frena? No, che rosicata, ragazzi. No, ero primo. No, ho rosicato troppo. Purtroppo per me è arrivato. No, ho sbagliato l'ultima curva. Ah, secondo. Porca miseria. Porca miseria, ragazzi. Secondo. E niente, siamo arrivati secondo alla... Penso che siamo arrivati secondi purtroppo alla... Se vedi? Secondo davanti e dietro a Pagandè, che era quello che rompeva le scatole, vabbè. Secondo non mi piace per niente. Questa era da... Vabbè, dai, argento. Intanto auto omaggio, ragazzi. Chevrolet, Mustang. Ammazza, 3 auto omaggio comunque, eh. Quale prendiamo? La prima? Prendiamo la prima, va. La Chevrolet Convert Convertible C3 del 69. Ho preso la prima, mi piaceva troppo. Allora, un altro palo del Liverpool, ok. Addirittura hanno detto che puoi cambiare la macchina nel design, nel senso puoi cambiare le pance, il muso, i tuoi avversari faranno lo stesso. Dovrei correlarle con il simulatore e tantissimo altro. Potrebbe essere il gioco dell'estate. Sì, sì, Leo. Non sai quanto ci divertiamo, Le. Voi state sempre qua connessi e vedrete che ci divertiamo. Non solo quelli, eh. Venerdì porto un'altra novità, ragazzi. Questo venerdì. E ci divertiamo pure con la novità che porto. Fidatevi. Diverso, non è di motori, però. Tanto abbiamo preso questa. Vabbè. Ragazzuoli, ragazzuoli, è stato veramente, veramente... È stata veramente tosta. Mi è piaciuto, mi sono divertito perché era difficile. Ho sbagliato l'ultima curva, se no arrivavamo primi, ragazzi. Questa volta. Però va bene così, va bene così. Allora, andiamo a vedere, torniamo al caffè. Vediamo che ci dice, eh. Andiamo al caffè. Tanto ci prendiamo il cafferigno. Bel lavoro, ho ottenuto il secondo posto nella Petit Course de France. Vabbè, ora dovresti poter accedere alle missioni. Visita la sezione missioni per provare diverse situazioni di gare impegnative e divertenti. Ci sono missioni. Le missioni saranno proprio il tema del prossimo menu che ho preparato per te. Ci vediamo. Missioni, un nuovo padiglione. Ottimo. Prova a cimentarti in una missione. Vediamo un po' qual è sta sfida, ragazzi. Non la facciamo adesso, però rimanete qua, eh. Rimanete qua perché adesso vi spiego domani. Facciamo Motorsport Manager. Giovedì Football Manager. Dettagli. Allora, le missioni sono ora disponibili. Le missioni permettono di mettersi alla prova nelle più diverse circostanze di guida. Per questo menu dovrei provarne una. Visita missione sezione la montagna incantata e il sorpasso di Deep Forest. Boh, ottiene almeno un bronzo, poi torna qui da me. Questa qua, ragazzi, la facciamo la prossima volta. No, domani no, Motorsport Manager, Leo. Domani Motorsport Manager. Continuiamo con GP di Montreal. O Montreal, come dicono i grandi. Tanto missione accessibile. Va bene, ragazzuoli, missione accessibile. Però, ragazzuoli, allora, ci vediamo domani alle 21. Perché sono abbastanza stanco, ragazzi. C'ho le mani che veramente sto cotto. Sto cotto con sto gioco micidiale senza aiuti. L'ho messo difficile, devo dire che è bello tosto col pad. Bene, sono contento perché mi piace, mi fomenta. Abbiamo preso il nostro parco macchine, sta crescendo. Grazie di avermi fatto compagnia. Oggi mi è piaciuta anche oggi la live molto molto bene. Domani Motorsport Manager, giovedì Football Manager e venerdì grande sorpresa. Ragazzi, fate una buona notte. Grazie a tutti. Un abbraccione, ci vediamo domani alla solita ora, alle 21. Mi raccomando puntuali, che mi serve una mano, dai, come sempre. Bella, ragazzi, un abbraccione. Ciao 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 ciao.